e inizia l'incontro tra Fonte Meravigliosa che con la maglia blu e delle bande nere, scusate, gialle, attacca da destra verso sinistra. Invece Piccoli Giallorossi con una maglia gialla e delle bandine piccole blu attacca da sinistra verso destra. Adesso Feliciani che cerca di uscire da una situazione molto pericolosa. Ancora ci prova la squadra in maglia gialla con il numero 11 Piccioni. Palla che però è tornata indietro, poi da lontanissimo il tiro di Sperduto, la palla che va tra le braccia di Forcina. 4-7, cerca di metterla in mezzo il Fonte Meravigliosa, poi il tiro del numero 22 Muzio, palla che va fuori in una controffensiva ma troppo difficile, non riuscito a prenderla Piccioni. Quindi ancora Rizzo in battuta per Pierini, recupera la sfera il numero 16 Nori e conquista una rimessa laterale per il direttore di gara, è gialla, la batte Sperduto in avanti verso Piccioni che si gira, palla che va fuori. Scusate ma c'era un'interferenza con dei ragazzi. Il tiro intanto di Pierini, la parata di Gatti, prima parata di Gatti, palla in avanti, cerca di girarsi Nori, spera che forse andava fuori. Sì, Jesevoli in battuta, poco più di 20 secondi alla fine di questo primo tempo, 0-0 per questa partita della categoria 2012 tra Fonte Meravigliosa e Piccoli Giallorossi. Intanto c'è stato il tiro di Sperduto, poi il duplice fischio. Finisce qui il primo tempo tra i ragazzi in maglia gialla e quelli in maglia blu, 0-0. Fischio del direttore di gara, quindi inizia il secondo tempo tra Fonte Meravigliosa e Piccoli Giallorossi. Partita ferma sullo 0-0, Fonte Meravigliosa che ora con la maglia blu attacca da sinistra verso destra, invece Piccoli Giallorossi in maglia gialla da destra verso sinistra. Nori in battuta, il tiro di Nori, palla che va alta sopra la traversa. Rizzo spazza via, non ci pensa nemmeno un attimo il numero 28. Adesso Gatti in battuta di questa rimessa dal fondo. Nori gira la palla per il compagno sulla sua destra, poi c'è Pierini, il tiro, parata di Gatti sullo 0-0. Ci prova Muzio in questo momento, il tiro, palla messa fuori, poi Lilli, occasione importantissima per il Fonte Meravigliosa, fuori dal numero 23 di Rosa. Ancora Sperduto che cerca il centro, nulla da fare. Entrato in campo anche il numero 9 di Antonio Di Giacomo. Nori cerca di uscire, sono 4 le maglie blu che ha contro. Lotta il numero 16 contro Muzio, il tiro! Palla che va fuori! Di Rosa la manda in avanti, palla su Nori. E poi la para, non riesce a tenerla però in campo Forcina. Calcio d'angolo, Nori la mette dietro per Sperduto, il tiro, che traversa di Sperduto. Muzio e anche Barbato si scambiano un attimo di posto i due, poi palla per Petrolo, Muzio non riesce ad agganciarla, adesso sì, la ripassa al numero 25. Può ripartire Tommaso Sperduto, si accentra il numero 4 e il gol di Tommaso Sperduto, recupera palla, serpentina e poi tutto solo, la mette alle spalle
di Forcina, numero 16 Nori. Ci sono due in battuta e in barriera, un'altra traversa dei piccoli giallorossi con Nori. Ci provano ancora i ragazzi in maglia blu, tira Lilli! Un coniglio dal cilindro! Quindi no! Ah no, è gol, come un coniglio dal cilindro ha tirato fuori! Il numero 30 Lilli, che da lontanissimo la mette dentro! Provarci per le ultime speranze. Squadra in maglia gialla dei piccoli giallorossi. Con Sperduto che la mette in avanti, c'è Sardini che la stoppa, cerca di girarsi. E finisce qui. Fonte Meravigliosa 1, piccoli giallorossi 1.